Siamo lodati Gesù Maria, ragazzi, grazie di esserci, di aver accolto l'invito, diciamo così, della partecipazione a questo incontro. Questa volta ho scelto io, mi perdonerete. Siamo in Quaresima, siamo in un tempo forte, siamo in un momento in cui la storia sacra, la grande storia veramente della salvezza, la storia della salvezza che ha percorso secoli, non ci può lasciare indifferente. L'occasione l'ho tratta anche dal fatto che ultimamente sto studiando un po' di Bibbia per fare delle conferenze a un gruppo, quando mi sono imbattuto nella storia di Giuseppe d'Egitto, che chiaramente conoscevo in modo un po' generico, ma non così approfonditamente come quando mi sono messo a studiarla, ho detto devo parlarne ai ragazzi. Cioè, non solo a queste persone, diciamo, queste persone a cui faccio le conferenze, devo parlarne proprio a loro. Perché è una storia in cui ci sono due grandi filoni, cioè il filone profetico, cioè Giuseppe prefigura Gesù, ma non in modo generico, in tantissimi dettagli della vita, fino addirittura a quei dettagli incredibili di Giuseppe venduto che prefigura Gesù venduto da Giuda, e addirittura è proprio Giuda, uno dei fratelli di Giuseppe, dei figli di Giacobbe, a vendere Giuseppe, e ha lo stesso nome di Giuda il traditore. Questo per farvi capire quanta, infatti dice Don Dolindo Ruotolo, che è il riferimento che prendiamo per fare questo viaggio, diciamo, a conoscenza di questa storia bellissima, dice che dell'Antico Testamento non c'è una figura che più perfettamente prefiguri Gesù e soprattutto la passione, la dolorosissima passione, morte e anche risurrezione in alcuni aspetti. E poi c'è tutto il grande tema morale. Giusto per farvi capire quanto è profondo, anche dal punto di vista morale, questa storia, i temi che si passano in rassegna, diciamo, nel svolgimento della storia, sono temi come l'invidia, l'odio, la lussuria, la calunnia, il perdono, la riparazione, la giustizia e la misericordia di Dio. Sono tutti temi che passano, diciamo, nello scorrere di queste pagine meravigliose di questa storia. E quindi con l'aiuto di Don Dolindo Ruotolo soprattutto, che ci fa penetrare dentro proprio il significato più, diciamo, che superficialmente magari non si coglierebbe, entriamo e immedesimiamoci, è quasi come se fosse la visione di un film che ci sta davanti a noi, anche se tramite una conferenza. E allora la prima cosa da fare è senz'altro partire proprio dalla storia biblica. Di cosa stiamo parlando? Stiamo nella Genesi, stiamo parlando dunque di una storia antica. Giuseppe era uno dei figli di Giacobbe. Chi era Giacobbe? Uno dei patriarchi. Giacobbe figlio di Isacco. E Isacco era figlio di Abramo. Quindi stiamo nell'antichità, orientativamente 18 secoli prima di Cristo. Questa è più o meno la datazione dell'età patriarcale. Ma la Bibbia spende la bellezza di 13 capitoli per raccontare la storia di Giuseppe d'Egitto, dal capitolo 37 della Genesi al capitolo 50. È la unità narrativa più grande di tutta la Bibbia. Voi sapete, c'è anche il film su Giuseppe d'Egitto, forse è stato fatto anche più di uno, c'è il cartone, quando ero piccolo l'avevo visto. Gioventù di una volta, infanzia di una volta, adesso mi sa che non si vede più Giuseppe d'Egitto, comunque, io l'ho visto e mi è sempre piaciuto, ancora più di Mosè, ancora, proprio perché c'è una storia così, per certi versi anche cinematografica, cioè veramente non è difficile fare un film su Giuseppe, ma noi non vogliamo pensare alla cinematografia, noi vogliamo pensare alla realtà di una storia, perché non è un raccontino così tanto per raccontare qualche bella mitologia, è veramente una storia accaduta. E pensare che così tanti anni prima di Gesù, Redentore, quindi prima della legge morale perfetta dataci da Gesù, quando
gli uomini stavano in una moralità ancora molto, molto imperfetta e goffa, vedere un uomo così straordinario, cioè in qualche modo ti lascia davanti come a qualcosa di sacro, di grande, una figura di una nobiltà meravigliosa che non può lasciarti indifferente. Giuseppe, fin da quando era piccolo, era innocente, era un pastore, pascolava come i suoi fratelli, ha fatto un errore, diciamo così, in realtà non era un errore, era un motivo di merito. Lui accusò, non accusò, ma riportò al padre Giacobbe un peccato particolarmente grave che i fratelli commettevano. Giuseppe fece, ok, no, vediamo qui dov'era. Sì. Don Dundo Ruotolo dice che probabilmente era un peccato impuro, perché i figli di Giacobbe erano proprio sbizzarriti a questo punto di vista. Infatti la storia della Genesi dice di parecchie cose che hanno combinato, pure all'interno della famiglia. Probabilmente questo, l'innocenza di questo giovane non poteva in qualche modo tollerare quel male, cioè non poteva rimanere come un Pilato che non fa niente. Riportò questa cosa al padre, ma in modo innocente, semplice, non per calunniare o per mormorare, ma come atto di giustizia. Questa cosa non piacque ai fratelli. Secondo problema, il povero Giuseppe non è colpa sua, fu favorito fin da quando era piccolo. È chiamato Giuseppe d'Egitto, ma anche Giuseppe il re dei sogni. Il re dei sogni è l'espressione che usarono in modo provocatorio e dispregiativo i fratelli quando lo videro arrivare, perché Giacobbe lo aveva mandato dai fratelli, vai da loro che stanno pascolando. Quando lo videro arrivare disse: ah, bene, adesso ce l'abbiamo in mano, ecco il re dei sogni, ecco il sognatore. Giuseppe aveva avuto due sogni profetici. Lui, con quella grande semplicità che aveva, non aveva pensato che questo raccontare i sogni, dirli così in modo semplice, potesse generare invidia, odio. Sapete, quando una persona è buona, quando una persona è semplice, quando una persona è onesta, non riesce a fare suo il male nel pensiero, del cuore, degli atti degli altri. È bene che non sia così. È vero che ci vuole prudenza, ma noi non possiamo diventare, come dire, empi nei pensieri per cercare di anticipare o capire quello che gli altri magari pensano di male o cercano di fare di male o fanno veramente di male. Quindi racconta questi due sogni in cui praticamente, effettivamente, il Signore lo voleva o lo vorrà esaltare. Vede questo covone che rappresenta lui più alto degli altri, il covone è praticamente un insieme di spighe di grane raccolte insieme, no? Legate, che si alza più in alto degli altri, e questi altri covoni più piccoli sono i fratelli che si inchinano. Poi vede il sole, la luna, le stelle, appunto questa scena in cui vede praticamente che le stelle e la luna si inchinano davanti al sole, il sole era lui. Va dal padre, racconta tutta questa storia. E i fratelli incominciano a arrostire di invidia, diciamo così. Allora, vediamo un po' cosa dice Don Dulindo, no? su questo primo capitoletto della storia. Terzo problema, Giacobbe prediligeva Giuseppe, gli aveva fatto una tunica, e questa tunica lui la portava con grande gioia, ma non per dire io sono meglio di voi, la portava come questo segno di predilezione paterna. Lui, che aveva un cuore filiale così tenero e amava tanto il padre, vedere questo gesto di grande bontà del padre lo inteneriva. Vediamo un attimo, sì. Ecco. E quindi cosa succede? Succede che questa cosa dispiace oltremodo ai fratelli, che già incominciano, come dire, a fare empi pensieri. Fin dai primi versetti di questo capitolo, la figura di Giuseppe adombra quella di Gesù, Salvatore, Redentore. Anche Gesù, infinitamente amato dal Padre,
il primogenito, il prediletto, perché il Verbo, perché Dio stesso, perché innocente. E come i fratelli odiavano Giuseppe, così Dio ha mandato nel mondo Gesù Cristo, ma Gesù è stato odiato dal mondo. Lo dice il prologo di San Giovanni. La luce è venuta nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Questo è il dramma della passione di Gesù. Perché la passione? Perché la morte in croce? Perché l'odio? Perché le tenebre non hanno accolto la luce? Anche lì davanti a Giuseppe, un innocente, un'anima pura, un'anima bella, potevano rallegrarsi con lui, fratelli, ringraziando il cielo di questo bel dono che aveva fatto alla famiglia, di un'anima così pura. No, sarebbe bello se il mondo fosse così. Sarebbe bello se nel mondo regnasse la concordia, la giustizia, come dire, il gareggiare nello stimarsi a vicenda. C'è invece i vizi capitali, c'è l'invidia, c'è l'odio, c'è il male, c'è la cattiveria. E spesso chi deve soffrire sono proprio gli innocenti, quelli che non hanno colpa. Ma non perché Dio sia cattivo, ma perché l'uomo è cattivo. E Dio o fulmina tutti e spazza via il mondo, o lascia spazio al libero agire dell'uomo, ma lui, con una provvidenza meravigliosa, che è uno dei grandi temi di questa storia, riesce a condurre tutte le cose fino ad un progetto incredibile. Giuseppe, venduto dai fratelli, odiato, invidiato, venduto dai fratelli, portato schiavo in Egitto, si trova ad essere il numero uno, cioè il faraone che lo mette praticamente a capo di tutti i suoi beni. Questo dopo diversi anni. Giuseppe non poteva saperlo. A questo punto sapeva solo di essere un povero giovane che non capiva perché si era trovato l'odio dei fratelli, l'invidia, la cattiveria, lo volevano anche uccidere, l'hanno buttato in una cisterna e l'hanno venduto perché andasse in Egitto. Questo povero giovane così innocente, tutto questo non poteva saperlo. Ecco, i sogni di Giuseppe, l'ho detto, furono due, ma i fratelli Giuseppe accolsero i suoi sogni con disprezzo e ne colsero occasione per odiarlo ancora di più. Il padre lo rimproverò, che Giacobbe rimproverò Giuseppe quando gli raccontò questi sogni. Lo rimproverò perché, un po' per tenerlo basso, un po' perché lui aveva capito che cosa stava un po' si stava alimentando tra i fratelli e temeva per Giuseppe. E quindi, rimproverandolo davanti ai fratelli, sperava che questo suo intervento potesse placare gli animi. Ma quando un animo rode nel male, nell'invidia, nell'odio, è difficile che si plachi. E così questo intervento di Giacobbe non riuscì a placare veramente i fratelli. Allora, cosa accade? Riprendiamo un attimo la storia biblica. I fratelli andarono a pascolare il gregge. E allora disse Giacobbe a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono andati al pascolo? Vieni, ti voglio mandare da loro». Gli rispose: «Eccomi». «Va a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame». Così lui va. Quando i fratelli lo vedono arrivare da lontano, dissero: «Ecco il sognatore arriva, orsù uccidiamolo e gettiamolo in qualche cisterna, poi diremo una bestia feroce l'ha divorato, così vedremo che ne sarà dei suoi sogni». Sentite quanto odio traspare da queste parole. Ecco, questo racconto è portato con una immediatezza tale che anche leggerlo semplicemente nella Bibbia, anche senza magari tutte le spiegazioni che possono approfondire il messaggio, già lascia come qualcosa che si imprime dentro, non riesci a rimanere indifferente, è come se fossi proiettato dentro alla scena. Ecco il sognatore, buttiamolo in una cisterna, poi direi uccidiamolo, poi diremo una bestia. Ma Ruben,
che era il primogenito, sentì e volle salvarlo, dicendo: non togliamogli la vita. Ruben era il primogenito, era il più empio, il più iniquo, ne aveva combinato tutti i colori, e un po' sentiva questa responsabilità, il peso del peccato, in qualche modo sapeva di essere un'afflizione per il padre, ancora più dei fratelli, e allora voleva mitigare un attimo. E ogni tanto, quando la coscienza è assopita nel male, però ha dei piccoli risvegli, e così paradossalmente proprio Ruben, che era il più empio dei fratelli, disse: no, non uccidiamolo, cosa ci gioverà, facciamo una cosa, buttiamolo nella cisterna. I fratelli, poiché era il primogenito, lo ascoltarono. Così, quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, lo spogliarono della tunica, quella tunica che il padre gli aveva donato, lo afferrarono, lo gettarono nella cisterna. Poi, ecco, videro arrivare una carovana di ismailiti provenienti da Galad con i cammelli indiretti verso l'Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: che guadagno c'è ad uccidere il nostro fratello e a nasconderne il sangue? Su, vendiamolo, e la nostra mano non sia contro di lui. I suoi fratelli lo ascoltarono, e così Giuseppe fu estratto dalla cisterna, fu venduto e fu condotto in Egitto. Questa pagina è drammatica. Il grande disegno di Dio, dice Don Dolindo Ruotolo nel commento, cominciava a svilupparsi, ma per vie totalmente opposte a quelle degli uomini, no? Comincia con una tragedia umana, attraverso la quale il Signore però ricama con una sapienza infinita. Se fosse stato solo la cattiveria degli uomini a guidare questa vicenda storica, sarebbe iniziata con una tragedia e sarebbe finito con una tragedia. E invece è finito con un ribaltamento totale, perché c'era Dio che guidava ogni cosa. Non era solo osservatore da lontano di questa storia. Pur permettendo queste vicende, lui ne ha tratto un bene maggiore. E questo lo si vede da tutta la storia, come quando lui arriva in Egitto, Giuseppe, e la Bibbia dice: ma Dio era con lui e gli riusciva ogni cosa. E infatti riusciva ogni cosa, e fu messo a capo del comandante delle guardie del faraone, Potifar. E poi però fu buttato nel carcere. E dopo però la capacità di interpretare i sogni che Dio gli aveva dato si manifestò nel carcere. Grazie a quella capacità poté comparire davanti al faraone. E anche in quel momento il faraone, che lo in qualche modo lo adulava perché gli potesse interpretare i sogni che aveva avuto, Giuseppe dice: Dio ti darà l'interpretazione dei sogni. È Dio che fa. Quindi questa figura straordinaria di questo innocente, perseguitato, maltrattato, che sembra che la sorte sia tutta contro di lui, usa le sofferenze, le disgrazie per forgiarsi nella fede, per forgiarsi nella virtù. Lo vedremo anche da quella scena incredibile, un po' da film, quando la moglie di Potifar, appunto di questo capo dell'esercito egiziano, tenta Giuseppe, perché vuole unirsi a lui. E Giuseppe dice no. Non una volta, ma tante volte. E anche lì vedremo questa storia incredibile. Comunque, ritornando un po' indietro a questo momento, abbiamo visto tutto quello che è successo, si trova adesso sulla carovana per andare in Egitto. I figli di Giacobbe agirono per empia perversità, ma Dio si servì di loro come di strumenti per purificare Giuseppe e portarlo in Egitto, dove voleva esaltarlo come principe. Giuseppe non sarebbe mai andato spontaneamente in Egitto, perché era troppo attaccato alla famiglia. Il Signore ve lo portò con un ciclone di eventi, diciamo, drammatici, così come i venti portano lontani i semi degli alberi. Mancava a Giuseppe qualcosa per essere adatto al disegno divino, e Dio lo purificò, lo staccò da tutto, lo concentrò in lui solo, in Dio solo, con una tribolazione
che sembrava che Dio l'avesse abbandonato. Oh, se noi, dice Don Dorindo Ruotolo, sapessimo farci condurre da Dio nella nostra vita, se avessimo la calma di seguirlo e di attenderlo. Ma noi siamo come bimbi irrequieti, che presi in braccio dalla madre, che li vuole curare, si agitano e credono che le sue cure materne siano un male. Pensate a un bimbo piccolo piccolo che ancora non ha il senso della realtà, si vede preso in alto dalla mamma, pensa che è in pericolo, piange, si dimena. Ecco, bella questa immagine, no? Usata da Don Dorindo. Noi siamo un po' come questi bimbi capricciosi, noi non capiamo niente, siamo bimbi, punto, non capiamo niente. La mamma sì che capisce, prende il bimbo perché lo vuole accudire. Eppure lui piange, sbraita, si dimena, la mamma lo tiene stretto. Non sta a pensare ai capricci del figlio perché sa che non capisce niente. Ecco, quindi se noi sapessimo, ecco, capire questo, che Dio è come un padre, una madre che ci tiene in braccio anche quando ci sembra che stiamo in luoghi, situazioni pericolose, che non sentiamo la sua presenza e il suo aiuto. Dio ci manda in questa terra che effettivamente è un luogo di prova, di una valle di lacrime, come dice la Salve Regina, dove nostri cattivi fratelli, gli uomini cattivi e i demoni congiurano contro di noi per rovinarci, ma diventano inconsapevolmente strumenti del piano di Dio su di noi. Le prove della vita non sono per noi un fallimento, una sventura, un destino spietato, eh? Sono il mezzo per raggiungere il paradiso. Queste prove sono dosate, per così dire, dalla divina volontà e dal pieno abbandono in Dio che un'anima riesce a avere. Diventano invece velenose se sono dominate dalla nostra agitazione. E guardate che fa due bellissimi metafore Don Dorindo Ruotolo. Dice, guarda la vetrina di un farmacista e considera tutti quei farmaci. Quei farmaci sono farmaci fuori dalla dosatura del medico, no? Non c'è la dosatura, c'è il farmaco totale. In quegli scaffali c'è la morte. Tutto serve a far male. Pensate se sovrabbondate con la tachipirina, voi morite. E una volta quando parlavo con un frate inglese, lui mi diceva che tra i giovani è venuta fuori sta moda di suicidarsi con la tachipirina. Cioè, con il sovradosaggio di tachipirina. Perché, boh, è passata sta cosa che funziona, fai veloce, ma dice che è una morte terribile. Adesso non ho approfondito questo tema, però mi è venuto in mente il fatto, in effetti quello è un farmaco, però fuori dal dosaggio è morte, no? Così, dice Don Dorindo, il mondo è una grande farmacia dell'anima. L'agitazione e il capriccio, un po' come il bambino che sbraita dalle braccia della mamma, rendono le medicine mortali o dannose. Se noi affrontiamo le cose di questo mondo, non con la fiducia in Dio, la confidenza, la preghiera, l'abbandono, ma con l'agitazione, con la non fede, con l'arrabbiarci, col buttarci nelle passioni, perché appunto non avendo un senso, non capendo il senso, prendiamo quello che ci possiamo prendere, che al momento ci soddisfa, è veleno, è come quell'insieme di farmaci senza dosaggio che ci ripigliamo tutti e moriamo, no? Invece, l'unione alla divina volontà, la fiducia in Dio, la preghiera, dosa questi farmaci, li proporziona a noi e li trasforma in disinfettanti, in rimedi per elevare il cuore, per intensificare l'attività del cervello, per rendere piena la nostra capacità spirituale. Bellissimo questo. E vediamo poi quell'altro esempio che fa. Aspetta, vediamo dove sta. Ecco, spesso la via che conduce al compimento del piano di Dio su di noi è una galleria oscura e piena di fuligine. Non quelle lì che si attraversano in autostrada che sono piene di luci. Buia, va bene? Anche questa è una bella immagine, quindi una galleria buia.
bisogna avere il coraggio di entrare, senza paura di sbattere di qua e di là, perché la divina volontà è come un binario che ci conduce fra le tenebre e ci fa giungere alla luce, perché fuori dalla galleria c'è la luce. E quella galleria non puoi sbagliare, non c'è luce, non vedo, non capisco. Sì, ma sta nella galleria perché sta nelle mani di Dio. Non fa niente che non vedi. Continua, vai alla luce. Così, no? Quindi non si può presumere di ispezionare il cammino, di volerne vedere il tracciato, di misurare l'estensione. Bisogna chiudere gli occhi. Infatti Don Dolindo è proprio il santo, cioè è lui che ha inventato la preghiera Gesù, pensaci tu. E infatti lui dice: basta ad agitarvi voi anime, perché lui poi come sacerdote, sapete quanti gliene capitavano, di anime angustiate, quelle, quella, calma, Gesù, chiudi gli occhi, dici: Gesù, pensaci tu. Quando fate così, lasciate a Dio piena libertà di agire nella vostra vita. Così, dice Don Dolindo, non si può presumere di ispezionare, voler vedere, voler capire tutto, di misurare l'estensione, quanto è lungo, quanto non è lungo. Bisogna chiudere gli occhi, farsi guidare da Dio, confidare contro ogni speranza, perché le promesse di Dio all'inizio sembrano proprio il contrario, sembra proprio tutto storto. La storia di Giuseppe, da questo punto di vista, è una vera rivelazione divina sul modo con cui il Signore conduce la nostra vita su questa terra. A Giuseppe fu detto che doveva dominare sui suoi fratelli con quei sogni profetici, e all'inizio fu lui a essere dominato. E dal testo biblico appare chiaro che appena lo ebbero fra le mani, lo percossero aspramente. Oltre a buttarlo nella cisterna, prima lo percossero. Gli fu detto che doveva elevarsi su di loro e invece ne fu vittima, che doveva regnare e invece fu condotto schiavo, che doveva essere glorificato e fu calunniato, e poi dopo fu messo anche in carcere. Chi non avrebbe allora detto: sei proprio un sognatore, ma stai a posto tuo? E invece ciò che aveva preannunciato si verificò dopo tanti anni in modo perfetto. Abbiamo in Giuseppe, proprio in questa scena che abbiamo narrato, una prefigurazione straordinaria di Gesù. Il padre mandò il figlio suo in terra e lo mandò ai fratelli traviati perché li salvasse. Tra questi siamo anche noi, non guardiamo a destra e a sinistra, siamo noi traviati, sono io il traviato, sono io l'indegno, sono io come i fratelli di Giuseppe pieni di passioni. È Gesù innocente, mandato dal Padre. Come l'apparire di Giuseppe quando arrivò, diciamo, al cospetto dei fratelli che stavano lì pascolando, fu salutato con un proposito omicida: uccidiamolo, no? E quindi si trovò Gesù e si trovò Giuseppe di fronte all'odio, all'invidia, alla congiura. Così Gesù venne in terra e trovò l'invidia di Erode, che subito voleva ucciderlo. Fu accolto così. Cominciò così quel cammino mortale che sembrò tutto un fallimento e fu invece la via del suo trionfo. Non disse che egli avrebbe attratto tutti a sé, e tutti invece fuggirono quando fu crocifisso. I profeti non l'avevano chiamato Oriente per la luce che lui avrebbe diffuso, eppure egli si eclissò per 30 anni, nascosto nella vita di Nazareth, come un semplice, normalissimo uomo. Eppure si eclissò e morì nel più completo abbandono. Ogni promessa divina della Bibbia che parlava di lui sembrava un paradosso, sembrava tutto il contrario. Si credette tutto finito. Ai piedi della croce c'era solamente la Madonna e Giovanni, perché rimase con la Madonna. Tutti fuggiti, tutti. E allora, noi che siamo suoi discepoli, membra della Chiesa, non abbiamo un altro cammino per giungere alla gloria. È lo stesso di Giuseppe, è lo stesso di Gesù, perché lui è il Signore. Confidiamo dunque in Dio, abbracciamoci alla croce e percorriamo la nostra via con piena fiducia in quello che la provvidenza farà e opererà. Ok, andiamo avanti in questa
storia che incomincia a diventare veramente avvincente. Cosa succede? Succede che arriva in Egitto Giuseppe. Sì, vabbè, salto delle cose, vabbè, che comunque erano belle, però dobbiamo andare avanti con la storia, quindi ecco, prego. Arriva in Egitto e qui però, diciamo, le sorti si invertono un po', perché viene venduto a questo capo, insomma, dell'esercito del faraone e effettivamente incomincia a brillare, incominciano ad andare tutto dritto, diciamo così. E così, vediamo un po', scusate, fatemi riprendere la storia in mano. Ecco, il Signore fu con Giuseppe, a lui tutto riusciva bene, e rimase nella casa dell'egiziano suo padrone. Il suo padrone si accorse che il Signore era con lui e che quanto egli intraprendeva il Signore faceva riuscire nelle sue mani. Così Giuseppe trovò grazia ai suoi occhi. Fin qua sembra che sia tutto aggiustato. Ah, che bello, bruttissima quella storia che era accaduto, però si è tutto aggiustato. Magari fosse così, purtroppo non è stato così, no? Però noi subito notiamo questa cosa. Anche la nostra vita, anche in mezzo magari a situazioni oscure, sofferenze, cose che sembrano senza senso, dove non vedi una logica bella, vedi solo tutte contraddizioni, Dio era con lui, gli riusciva ogni cosa. Anche se noi sappiamo essere attenti, ci rendiamo conto che nella nostra vita, anche nei momenti più difficili, c'è come qualcosa di speciale, qualche aiuto che si vede che è da Dio, qualcosa che ci rendiamo conto che il Signore c'ha un filo d'oro in mezzo a tutti quei fili, come dire, contorti, che passa in mezzo. Però è molto delicato questo filo, è sottile, quindi si vedono più gli altri. Non saremo come Giuseppe, che dove mettiamo la mano fiorisce tutto, va bene, però ci saranno dei segni con cui Dio ci fa capire che ci assiste. Poi Don Donino dice una cosa bella: Giuseppe soffrì per quelle vicende dell'inizio, diciamo, soffrì poi dopo in carcere per ben 3 anni, in carcere, dopo la calunnia terribile che gli fu gettata. Però dice Don Donino: quando anche fu gettato nel carcere, temprò il suo animo nel dolore, si purificò e conobbe da vicino la sofferenza, preparandosi così a compatire gli afflitti negli anni della carestia. Quando ci fu la carestia in Egitto per ben 7 anni, lui era a capo di tutti i beni, dei granai, e lui doveva essere particolarmente sensibile alle necessità degli altri, particolarmente buono, ma già nel carcere si offrì a interpretare i sogni di 2 incarcerati, che erano 2 ministri del faraone. Cioè questa compassione di Giuseppe la si nota in modo meraviglioso nella storia. E questo perché, ci dice Don Donino, chi non soffre è incapace di compatire chi soffre. Nelle angustie, poi, si creano i grandi ideali, l'anima si nobilita. Diceva un autore: se la sofferenza vi rese cattivi, l'avete sprecata. La sofferenza, se usata bene, non solo non rende cattivo, ma come Giuseppe crea un grande uomo, una grande donna, se vissuta con Dio. Lo stesso ingegno, la stessa intelligenza si sviluppa, poiché il dolore dà l'intelligenza. E in effetti è vero. Penso che è un'esperienza di tutti voi, che le anime più sensibili sono quelle che hanno più sofferto. Quelli che invece le cose gli vanno abbastanza bene, tranquillo, sono gretti, sono mediocri, sono superficiali, sono... Le grandi anime, le persone nobili, quelle che sono disposte anche a darti gratuitamente qualcosa, aiutarti,
è perché ricordano la loro sofferenza, c'hanno ancora le cicatrici addosso e sanno bene quanto fa male la sofferenza e quanto quindi è importante aiutare chi sta in una sofferenza. Non, Dio non permetterebbe la sofferenza se non avesse queste finalità, anche morali, perché Dio o fa il bene o quando permette il male lo fa perché ci sa trarre un bene. E questo fatto di Dio che trae il bene dal male, che è diventato oramai una cosa classica nella nostra spiritualità, è una delle ultime frasi del racconto di Giuseppe. Quando Giuseppe si trova davanti ai fratelli e si rivela, gli dice: io sono Giuseppe, non vi preoccupate, non abbiate paura di me, perché erano rimasti atterriti davanti a questa rivelazione. Adesso forse non capite bene poi col racconto, però ritornandoci capirete. Quando però si trova davanti ai fratelli che erano atterriti, e questo adesso ci uccide, si vendica, lui dice: non temete, non voglio farvi del male, è Dio che mi ha mandato in Egitto, si è servito anche della vostra cattiveria, ma mi ha mandato lui. Dio, con la sua provvidenza, ha disposto che io fossi qui e che ora adesso vi potessi aiutare e vi potessi perdonare. Siamo 18 secoli prima di Gesù, guardate che santità, che nobiltà spirituale. Ok, allora, quindi cosa succede adesso? Veniamo alla parte più filmesca, diciamo, alla parte più filmesca. Ci dice la Bibbia, aspettate un attimo, vediamo se c'è qualcosa che sto tralasciando. Vabbè, l'abbiamo già detto sostanzialmente questo tema qua. Ci dice la Bibbia che Giuseppe era bello e avvenente. Allora, il demonio, che è invidioso del bene dell'uomo, cerca subito di buttargli il fango addosso. E quindi, beh, ha colpito la più debole. Giuseppe era un uomo nobile, giusto, ha preso la moglie di Potifar, che era una pagana, e quindi voleva per forza, diciamo, voleva per forza peccare con lui. Quindi, dopo questi fatti, la moglie del padrone gettò gli occhi su Giuseppe e gli disse: unisciti a me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: vedi, il mio signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa, mi ha dato in mano tutti i suoi averi. Lui stesso non conta più di me in questa casa, tanto che mi ha dato, mi ha privilegiato. Non mi ha proibito nulla se non te, perché sei sua moglie. Come potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? Vedete che meraviglia. Come potrei fare questo male a Dio? Ecco, come si eleva dal piano orizzontale a quello verticale. Se io pecco contro Dio, ma pecco anche contro il mio padrone. Mi ha fatto solo del bene, perché dovrei fargli questa ingiuria? Qui si vede questa meravigliosa giustizia morale di Giuseppe. In quel momento, mettetevi nei panni, lui che è un ebreo, dunque un servo, la moglie di Potifar, una che sta al di sopra, una donna che ti propone... Non c'è nessuno, non ti vede nessuno, tu dici: vabbè, vai, va bene. No, si ferma e pone davanti a sé i grandi principi morali, la giustizia verso il prossimo e soprattutto Dio. Non posso. Che esempio. Ma non è finita, perché questa qua mica si ferma. Allora, dice: un altro giorno entrò in casa per fare il suo lavoro Giuseppe, mentre non c'era nessuno dei domestici, lo prese, lo afferrò per la veste dicendo: unisciti a me. Ma egli, per divincolarsi dalle sue, tanto che proprio aveva la brama questa donna empia, per divincolarsi addirittura gli strappò l'abito, le vesti. A questo punto, presa dall'ira di essere stata rifiutata, non ci vide più, ecco la calunnia, subito disse ai servi: guardate che servo, che uomo che avevamo qui in casa con noi, voleva scherzare con me. Ecco, quindi si è accostato a me per unirsi, ma io ho gridato a gran voce. Egli, appena ha sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha lasciato la veste accanto a me
è fuggito ed è uscito. Questa storia, questa calunnia, la raccontò al marito, appena tornò. Quando il padrone udì le parole di sua moglie che gli parlava, gli diceva: «Questo, proprio così mi ha fatto il tuo servo!» E allora si accese d'ira. Prese Giuseppe, lo mise nella prigione. A parte che questa storia della prigione ricorda un po' San Francesco, no? Ne ho parlato anche in un pensiero, un fervorino, di qualche tempo fa, quando stavo ad Assisi. E vi ricordate, chi ha ascoltato quella cosa, che San Francesco si purificò, si perfezionò, si nobilitò nel carcere. Aveva fatto la vita da sbandatello e faceva baldoria su baldoria. A un certo punto, però, nella prigione ha incominciato a vedere le cose con un altro occhio e dice: qui le baldorie non le posso fare più, sto in prigione. E così Giuseppe, che forse non aveva dimenticato le tribolazioni precedenti o perché oramai tutto gli andava bene, forse c'era il rischio che, insomma, si montasse la testa, e tutto, il Signore provvide una nuova prova, ma che nei suoi disegni doveva servire. Però adesso qui c'è un grande tema morale, o meglio, ce n'è più di uno di temi morali, no? Giuseppe era di bell'aspetto, tutta la malignità, diceva Padre Pio, una donna, se di Dio è angelo, se invece del se fa il bene è angelica, ancora più dell'uomo, ma se fa il male diventa proprio diabolica. Allora dice Don Dolindo: tutta la malignità di una donna perversa, mossa dallo spirito impuro, è sintetizzata mirabilmente in questo episodio della storia di Giuseppe. La bellezza fisica attrae la moglie di Potifar e concepisce l'infame disegno di peccare. Si sente proprio nel contesto del testo sacro la furia della passione insana: unisciti a me, più di una volta poi, no? E dal modo stesso sfacciato con cui gli propone la cosa. La donna senza freno di fede ha sempre gli eccessi nella passione impura, audace, intraprendente, sfacciata, poiché non vede altro che la sua triste passione e vuole a ogni costo raggiungere il suo scopo. Siccome sa che l'uomo è stupidamente idolatra del piacere, essa crede inconsciamente di fargli addirittura un piacere nel proporgli un'azione cattiva. E infatti succede molto spesso così, voi lo sapete. Presume del proprio fascino, della propria bellezza, e ogni respinta la accende di ira. La grande virtù di Giuseppe emerse proprio in questo terribile assalto fatto alla sua purezza. Quindi una delle virtù di Giuseppe, che risalta e per cui è, diciamo, è conosciuto e famoso, diciamo, come storia biblica, è la purezza, la castità. Infatti anche quando lui rimase sempre casto, fino a quando poi, innalzato dal faraone, il faraone gli diede la moglie, e a differenza di tutti i pagani di allora che avevano non so quante mogli, ma pure gli ebrei avevano più mogli perché a quel tempo era consentito, lui ebbe solo una moglie. E anche in questo è una figura, un'immagine meravigliosa di Gesù, che è proprio il figlio di Dio, la purezza incarnata. No? Bellissima questa castità che dà una nobiltà alla persona. Vedete anche da questo racconto come si impone la figura di Giuseppe. No, non è lecito. Sapete chi mi ricorda? Santa Maria Goretti. Questo riferimento sarà tanto contento Francesco, no? Che c'ha proprio Santa Maria Goretti vicino. Quando Alessandro cercò di violentarla: no, Dio non vuole, peccato, vai all'inferno. No. E cosa fece Alessandro? La pugnalò. Quanti colpi non mi ricordo, ma comunque la pugnalò e la uccise. E lei perdonò. E Alessandro si convertì. Vabbè, una storia meravigliosa. Ma poi mi viene anche, ad esempio, la beata Alexandrina da Costa, una mistica portoghese, è stata poi bloccata sul suo letto tutta la vita. E scusate, devo vedere se sono ancora collegato, abbiate pazienza. Sì, ecco, resto bloccata tutta la vita su un letto. Perché? Perché un uomo cercò di violentarla. Lei non aveva scappatoie, cosa fece? Si buttò dalla finestra.
rimase paralizzata tutta la vita. Fu un atto eroico, un po' come San Francesco che si butta tra le spine, no? O nella neve, davanti a quando ha la tentazione pura, non siamo chiamati a buttarci nella neve o nelle spine o giù dalla finestra, ok? Sono momenti, sono ispirazioni grandissime che non tutti hanno o devono fare, però il Signore premiò quell'atto supremo di difesa donando le rivelazioni per tutta la vita. Fu una grande mistica. Allora, noi qui in Giuseppe vediamo una prefigurazione anche di questi martiri della castità. Bellissimo. E allora, lui era uno schiavo in quella casa, anche se aveva l'amministrazione, sempre schiavo rimaneva, doveva sentirsi lusingato da essere oggetto di considerazione da parte della padrona, ma il timore di Dio, il sentimento dell'onestà, la fedeltà al suo Signore prevalsero nella sua anima. E non solo rifiutò l'infame proposta, ma la fuggì, cercò di evitare in tutti i modi. E quando proprio ci fu l'attacco finale, fece un atto di forza e, diciamo, scappò, ecco, in questo mondo, no? Ci provò a parlare una volta con la donna, quando vide che il ragionamento, anche se era nobile e giusto, lei non lo capì perché non gli interessava niente i ragionamenti, voleva fare il peccato e basta, lui fuggì. Diciamo che in questa vicenda noi vediamo il valore di questa virtù, la bruttezza del vizio impuro. Cioè, io avevo preparato anche qualcosa, una scheda sulla l'impurità, non abbiamo tempo, il tempo scorre, però diciamo, poniamoci già come semplicemente questa scena di questa storia davanti, e già vediamo delle cose, capiamo delle cose. Dove può portare l'impurità? Si è portata dietro la calunnia, si è portata dietro la rabbia, si è portata dietro tutta una serie di vizi che hanno fatto di questa donna un concentrato di malizia. E così il peccato impuro rende ciechi. E rende ciechi soprattutto riguardo al bene, a Dio, ai valori spirituali. Il lussurioso, la persona impura, quella che non frena, non combatte, non vince le tentazioni impure, e diventa cieca, vede solo quello. Si imbruttisce come nessun altro vizio imbruttisce. Guardiamo Giuseppe, guardiamo la moglie di Potifa. Sono due abissi, una distanza infinita li separa. E questo è capace di fare la virtù o il vizio, di distanziare infinitamente due persone che apparentemente per la natura umana sembrerebbero uguali. Ci abbiamo due occhi, ci abbiamo un naso, ci abbiamo due braccia, invece, no? E sto povero Giuseppe deve soffrire a causa, no? Di questa ingiustizia. Anche qui, Giuseppe, figura di Gesù. Giuseppe calunniato dalla sua padrona e condannato innocentemente, figura di Gesù Redentore, calunniato dalla sinagoga e condannato. La sinagoga, infedele al suo Dio, accusò Gesù Cristo di infedeltà alla legge e, a somiglianza della moglie di Potifar, si mostrò zelante dell'onore divino, mentre essa lo aveva in tutti i modi calpestato. Gesù non si difese innanzi al giudice romano delle accuse che gli furono fatte. Accettò la condanna per nostro amore e fu immolato dalla perfidia umana. Egli non accusò gli uomini neppure presso Dio suo Padre, anzi li scusò sulla croce. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Giuseppe non si scusò, avrebbe potuto farlo. E probabilmente avrebbe anche ottenuto la fiducia, il credito del padrone, innanzitutto perché da tanti anni che lo serviva con grande onestà. Qui nella Bibbia non è fatto vedere, c'è il film su Giuseppe in cui si vede che Potifar è combattuto, un po' come Pilato, cioè è combattuto perché diceva: Giuseppe, questo mi ha fatto fiorire la casa, ma da tanti anni che sta qui. Sembrava un po' come Pilato, dubbioso, ma alla fine crede all'ingiustizia.
Se Giuseppe si fosse difeso, probabilmente l'avrebbe spuntata, anche perché, dice Don Dolindo, le menzogne non hanno le gambe corte, quindi in realtà la menzogna che disse, la calunnia cattiva e menzognera che disse la moglie di Potifa, era molto sgangherata. Cioè aveva detto che aveva lasciato la veste, ma come, uno che fa il peccato lascia la veste e se ne va nudo? Cioè, è chiaro che c'era qualcosa di storto, quindi se l'uomo avesse valutato razionalmente l'accusa fatta dalla moglie, avrebbe incominciato a fiutare qualcosa di strano. Giuseppe poteva far rilevare tranquillamente queste cose e dire: ma che accusa mi fa? Guarda, ti rendi conto? Non lo fece. Per un atto supremo di nobiltà, dice Don Dolindo, perché vide in quella donna quella dignità di moglie, di anche il ruolo che rappresentava, e tramite questa cosa avrebbe gettato il discredito su tutta la casa, anche sul suo padrone stesso, perché quella comunque era moglie di lui. Incredibile questa cosa. Io, se non avessi letto Don Dolindo, non sarei arrivato a questa sottigliezza. Ma nello stesso tempo, in questo modo, poté essere figura di Gesù che, calunniato, ingiustamente, non si difese. E allora qui ci sono due esempi tratti, me ne sono venuti due in mente, ce ne saranno anche altri, però due me ne sono venuti in mente dalla storia dei santi, che è San Gerardo Majella e San Domenico Savio, entrambi ingiustamente calunniati che non si difesero. Vi racconto solo quello di San Gerardo, perché ha proprio a che fare con la castità. Una giovane di nome Nerea accusò San Gerardo di aver mostrato atteggiamenti equivoci nei confronti di un'altra giovane fanciulla. Il santo viene indagato e sottoposto a giudizio di Sant'Alfonso de Liguori, che era il fondatore santo dell'ordine di cui faceva parte San Gerardo. Misteriosamente Sant'Alfonso crede in questa cosa, con grande dolore, ma crede. Anche qui è un mistero. Un po' come Potifar, che crede. Per punizione viene inviato in un altro convento e affronta in questo periodo una dolorosa punizione, la lontananza dalla comunione e anche dai bisognosi che stava assistendo, che lui, diciamo, curava gli appestati, così, e faceva tanto bene. Quindi tolta la comunione e la possibilità di fare carità, e che era la sua missione. E così accoglie con eroica obbedienza, senza difendersi. Gerardo non fornisce mai nessuna giustificazione, finché la giovane calunniatrice, presa dal rimorso, non ce la fa più, confessa la verità. E così il rettore maggiore riceve una lettera nella quale viene descritta dalla giovane pentita l'infame calunnia. Sapendo che Gerardo non si era difeso, aveva stato in silenzio, era rimasto tutti quegli anni lì, gli chiede: ma perché hai taciuto? Perché sei stato in silenzio? Gerardo rispose: la regola impone di non scusarsi e di soffrire in silenzio la mortificazione che arriva. Invece una risposta forse ancora più bella la diede San Domenico Savio, quando fu accusato di una marachella che fecero dei teppistelli, dei piccoli teppisti della scuola dove stava. Quando il maestro lo seppe, che l'aveva punito, l'aveva fatto stare in ginocchio non so quanto tempo in aula davanti a tutti che ridevano, disse: ma perché allora non ti sei difeso? E San Domenico Savio cosa rispose? Rispose: Gesù Cristo non si difese e non disse niente quando fu, durante la passione, preso, calunniato. Perché avrei dovuto difendermi? Voglio essere simile a Gesù. Che bello, eh? Allora, guardate come Giuseppe figura di Gesù, ma allo stesso tempo è anche figura di tutti questi santi che nella storia avrebbero imitato il Signore, riproducendo questo essere agnelli in qualche modo in questi momenti drammatici. Ritorniamo alla storia. Giuseppe è in prigione. Cosa succede in prigione? Dio si ricordò di Giuseppe, no? Dio era con lui.
Che bella questa cosa. Questa frase nella Bibbia, cioè della storia di Giuseppe, lo accompagna in tutte le vicende. Cioè questa frase, Dio era con lui in tutte le vicende, quando va lì da Potifare diventa capace, quando pure nella cisterna, Dio era sempre con lui. Ma perché lui era virtuoso, cioè nel senso che Dio è sempre con tutti noi, ma se uno si butta nel male e gira la faccia a Dio, Dio non può essere con lui, cioè è lì ma non può intervenire. Quando invece non si abbandona Dio, anche nelle sofferenze della vita, Dio è sempre con noi e guida ogni cosa. E così succede che due ufficiali del faraone vengono buttati in carcere perché hanno fatto delle cose che non devono fare, e così in una stessa notte sia il coppiere che il panettiere del re, che erano finiti appunto in carcere, hanno due sogni. Giuseppe li interpreta. E così Giuseppe dice: voi sarete tutti e due fuori tra poco. Uno sarà ripristinato nel suo ruolo e l'altro sarà decapitato. Andò perfettamente come disse Giuseppe. Questo fa capire, no? Il buon ladrone e il cattivo ladrone. Le sorti non sono uguali, perché ecco, il coppiere si ravvide, si comportò onestamente, l'altro continua a essere disonesto, a un certo punto, poi dopo, finì male. Però, al di là di questo, Giuseppe disse: ricordati di me presso il faraone quando sarai fuori. Sì, certo, lo farò. Ma, dice il versetto 23 del capitolo 40, il capo dei coppieri non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò. Qua non voglio sorvolare su questo punto, perché è una constatazione. Allora, vediamo un attimo i sogni, il servo, il faraone. Mi sono letto centinaia di pagine oggi, 7 ore continuate di lettura, però è stato bello. Allora, il testo sacro nota al termine di questo capitolo dell'interpretazione dei sogni dei due ufficiali del re che, tornato alla prosperità, il coppiere non si ricordò di Giuseppe. Dio però non lo aveva dimenticato. Il Signore preparava a Giuseppe il trono e glielo preparava in modo che non avesse avuto emozioni troppo vive o pericolose nell'ascendere. L'unica volta che Giuseppe si raccomandò a un uomo per essere aiutato, infatti nella Bibbia non c'è mai questo, cioè Giuseppe rimane sempre in qualche modo lui e Dio, in questo pieno abbandono. Questo è stato l'unico caso in cui si è rivolto a un uomo e provò la più amara delusione. Dal modo insistente con il quale egli si era raccomandato al coppiere: per favore, mi raccomando, non ti dimenticare di me, si vede che aveva riposto una fiducia eccessiva in quest'uomo, no? Il momento di Dio non era ancora giunto. L'uomo dimenticò Giuseppe perché se ne voleva ricordare il Signore. Allora dice Don Dolindo: persuadiamoci che ogni volta che confidiamo negli uomini, dando a loro più valore, più importanza, più potere di quello che dovrebbero avere, quasi credendo che siano un po' nostri salvatori, che possono risolverci i problemi, considerandoli appunto come termine della nostra speranza e non come semplici strumenti della provvidenza, passiamo un guaio, dice Don Dolindo Ruota. In un tempo di tanto egoismo, è difficile trovare uno che si immedesimi nelle nostre pene. L'umanità corre in modo vertiginoso dietro alle comodità della vita e ai piaceri. È una nuova idolatria questa delle comodità e del divertimento e dei piaceri, che rende i cuori come duri come pietre, preoccupati solo del proprio benessere, come gli animali. Questo egoismo dà l'incomprensione del dolore altrui e quindi rende inutile la speranza di essere consolati dagli uomini. Dio ci vuole più vicini a sé, per questo permette il voltafaccia delle persone e il fallimento delle speranze umane. Vuole che noi impariamo a fare affidamento a Lui solo, con piena fede. Dice la Sacra Scrittura, libro del profeta Geremia, capitolo 17: maledetto l'uomo
che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno e il cui cuore si allontana dal Signore. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, il Signore è la sua fiducia. Egli è come un albero piantato lungo l'acqua, eccetera, eccetera. Poi usate queste immagini. E poi, più fallace di ogni altra cosa, il cuore, difficilmente guaribile. Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. Ecco, ragazzi e ragazze, da questa vicenda della storia di Giuseppe impariamo anche quest'ulteriore, diciamo, rilievo morale, spirituale, di renderci conto che su questa terra siamo tutti come canne sbattute al vento. L'uomo, oggi in un modo, domani in un altro. Oggi ti ride, domani non ti ride più. Oggi sembra disponibile, domani non più. Perché il cuore dell'uomo, chi può guarirlo? Chi può conoscerlo? È un abisso. Non possiamo fare affidamento. Certo, capire che Dio ci mette sulla strada delle persone, no? Questo non è che... Cioè, però, come dice Don Dolindo, strumenti della sua provvidenza. Per cui noi dobbiamo, in cuor nostro, sapere che è Dio il movente principale, in Lui dobbiamo riporre la nostra fiducia, così preveniamo anche quella delusione che verrebbe troppo grossa quando, appunto, qualcuno o ci tradisce o ci delude. Non riponiamo il nostro, nostra confidenza negli uomini. Però adesso è arrivato il momento in cui si ribalta tutto, ok? Quindi cosa succede? Succede che il faraone durante la notte ha due sogni. Forse li conoscete, sono famosi, il sogno delle vacche e il sogno delle spighe, per cui vide sette vacche grasse e sette vacche magre, poi sette spighe piene di, diciamo, di, insomma, come si vediamo qua, belle, insomma, e sette spighe vuote, sette piene e sette vuote. Non poteva capirlo, chiamò tutti gli indovini, nessuno era capace di spiegarlo. Il coppiere a quel punto si ricordò, ma non perché volle bene a Giuseppe, perché pensò, vabbè, se io gli faccio trovare la soluzione, questo mi innalza ancora di più. Vabbè, quindi figuriamoci se possiamo pensare agli uomini che ci aiutano. Comunque, se di fatto Dio era il momento in cui volle intervenire. Quindi il coppiere disse, c'è un uomo che ha interpretato i miei sogni e si è andato tutto perfettamente come aveva detto. E così, allora, il faraone convoca Giuseppe, qui vi leggo dalla Bibbia perché è bella la scena, fecero uscire in fretta Giuseppe dal carcere, dove stette 3 anni, cambiò gli abiti, si presentò al faraone. Il faraone disse a Giuseppe, ho fatto un sogno, nessuno lo sa interpretare, ora io ho sentito dire di te che ti basta ascoltare un sogno per interpretarlo subito. Giuseppe rispose al faraone, non io, ma Dio darà la risposta per la salute del faraone. E così, il faraone raccontò i sogni, Giuseppe li interpretò perfettamente e gli disse pure cosa doveva fare. Guarda, visto che questo sogno significa 7 anni di abbondanza e 7 di carestia in Egitto, provvedi, metti uno a capo che amministri saggiamente questi beni, questi anni, che riempia i granai in modo che quando verrà la carestia i granai siano pieni. Il faraone disse, guarda, tu sei stato così bravo con questa, diciamo, non solo ad interpretare i sogni, ma addirittura a trovare la soluzione, che quell'uomo sarai tu. Ecco. Perché Giuseppe disse, ora il faraone, guardate l'umiltà di Giuseppe, no? Poteva pure dire, vedi, ora ti ho interpretato il sogno, magari non è che potresti dare a me questo compito. No, lui, disinteressato totalmente, fece la sua missione. La missione è quella, Dio l'aveva posto lì, aveva fatto capire che aveva questo dono, poteva farlo, bene, Dio ti darà l'interpretazione, o faraone. Gliela diede e poi si fece da parte, dicendo, ora il faraone pensi a trovare un uomo intelligente e saggio. Il faraone disse, chi meglio di te? Tutti quanti d'accordo, tutti i ministri, sì, sia lui. Ribaltamento totale, no? Ribaltamento totale. Poi c'è tutta la scena in cui fu messo le vesti preziose, tutte queste cose addosso, e, insomma, si racconta di come
incominciò il suo ministero, diciamo, di governatore, di amministratore dei beni del faraone. Però adesso, come si fa? Io ci prendiamo altri 10 minuti e poi vi lascio, perché c'è praticamente la fase bellissima che tocca i temi grandiosi del perdono, della riparazione, cioè il momento in cui Giuseppe incontra di nuovo i fratelli. Vi faccio una grande sintesi. Cosa succede? Finiti gli anni di abbondanza, torna la carestia. A quel punto Giacobbe seppe che in Egitto c'era il grano. Perciò disse ai figli: perché state a guardarvi l'un l'altro? E continuò: ecco, ho sentito dire che vi è del grano in Egitto, andate laggiù, compratene. E allora i figli di Giacobbe, cioè fratelli Giuseppe, andarono in Egitto. Quando arrivarono i fratelli, si prostrarono, Giuseppe li riconobbe subito, ma loro non lo riconobbero. E li trattò duramente. Dove siete venuti? Da dove siete? Siamo del paese di Canaan, siamo qui per comperare viveri. Voi siete spie, voi siete venuti a vedere i punti scoperti del paese. Risposero: no, signore mio, i tuoi servi sono venuti per acquistare viveri. Noi siamo tutti figli di un solo uomo, siamo sinceri, non siamo spie. Ma gli disse loro: no, voi siete spie. Cosa vi fa pensare, no? La pena del contrappasso. Vabbè, comunque, andiamo avanti con la storia. E quindi cosa successe? Che Giuseppe dissero: voi siete spie, quindi vi devo mettere la prova. Bilbo. Qualche microfono attivo? No. Se potete spegnere i microfoni. Aiuto. Ecco, ok, a posto. scusate un attimo. Mamma mia, 40.000 schede aperte. Ok, vabbè. Allora, quindi vi metto alla prova. Voi non uscirete di qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più giovane. Ah no, scusate, allora, i fratelli dissero: 12 siamo, il più giovane però è rimasto da nostro padre. Allora Giuseppe disse loro: vi metto alla prova per la vita del faraone, voi tutti rimarrete qui schiavi, se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più giovane. Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello, voi rimarrete prigionieri. Siano così messe alla prova le vostre parole, per sapere se la verità è dalla vostra parte. Se no, per la vita del faraone, voi siete spie e morirete. Li tenne in carcere per 3 giorni. Al 3° giorno Giuseppe disse loro: fate questo e avrete salva la vita. Io temo Dio. Se voi siete sinceri, uno dei vostri fratelli resti prigioniero e voi altri andate a prendere il fratello. Va bene? Allora, sostanzialmente, uno rimane ed è Ruben, proprio il primogenito, il più colpevole. Rimane lì e gli altri tornano e riferiscono a Giacobbe tutta questa vicenda. Giacobbe recalcitra: devo lasciare andare Beniamino? No, lui no. Già a causa vostra ho perso Giuseppe, Beniamino no. Giuda interviene e dice: guarda che se noi, quell'uomo era molto duro e aveva idee ben chiare, quindi se noi ritorniamo indietro senza Beniamino, se no è finita per noi. Niente grano, niente di niente, ci fa pure morire. E così, a malincuore, Giacobbe si piega a questa cosa e lascia partire. Siamo qui al capitolo 42. Cosa succede? Cioè, qual è il grande insegnamento, i grandi insegnamenti di questa vicenda? Giuseppe stava di autorità sul trono, rappresentava
la giustizia, e poiché nella mentalità antica la giustizia umana procede da Dio, ecco, quindi lui rappresentava la giustizia anche di Dio, senza accorgersene diventò strumento di Dio per purificare i fratelli. Giuseppe, egli stesso, forse non prevedeva che la sua idea, la trovata di dire voi siete spie, lo avesse spinto tanto oltre da metterli così tanto in difficoltà, ma Dio utilizzò questo suo, diciamo, ruolo e questa sua intuizione così per fare spiare a quegli uomini le colpe commesse. Perché quello che si fa di male nella vita, prima o poi si paga infallibilmente, anche quando il delitto rimane nascosto. Erano passati circa 23 anni da quando quegli uomini avevano peccato contro il proprio fratello e inaspettatamente ne ebbero il castigo e la salutare espiazione. Bisogna riflettere bene a questa giustizia di Dio e non osare mai fare il male. Quanto spesso accade di vedere persone che sfacciatamente commettono il male, credendo di essere i signori del mondo, o comunque che, come dice la Bibbia, il Salmo, l'empio dice Dio non esiste. Ecco, appunto, no? Non esiste Dio, dunque non esiste giustizia, ingiustizia, non esiste paradiso, inferno, non esiste nulla. Esiste solo quello che voglio fare io. Funziona così. Questi fratelli si erano macchiati di tanti mali, di tanti peccati, che si erano stratificati, no? Come è arrivato il momento in cui Dio ha ribaltato la sorte di Giuseppe e gli ha dato in qualche modo il premio di tante sofferenze, tante, perché era giusto ed era con Dio e Dio era con lui, così è arrivato il momento in cui la giustizia di Dio ha giustamente castigato i fratelli di Giuseppe per il male fatto. Giuseppe non si accorse che trattandoli da spioni era strumento della giustizia di Dio. Il Signore con quella pena volle così costringerli a confessare non quello che essi erano nella loro terra, ma quello che erano nella loro anima, e che si fossero riconosciuti peccatori. Essi avevano odiato il fratello perché aveva riferito al padre le loro pessime azioni e certamente lo avevano chiamato spione quando aveva riferito a Giacobbe il loro pessimo peccato. Ora ricevono il contraccambio, chiamati spioni, spie, perché tutto quello che si fa si paga. Per causa loro Giuseppe fu legato, fu portato in Egitto e soffrì 3 anni di carcere. Ed ecco che anch'essi vanno in Egitto, stanno 3 giorni in prigione, vi stanno 3 giorni perché il castigo di Dio comunque è sempre in proporzione minore rispetto alla colpa, e qua si vede la misericordia di Dio. Essi erano rimasti insensibili alle lacrime del fratello innocente quando li supplicava e loro invece lo vendettero. Ed ecco che si trovano di fronte a un uomo che appare loro spietato e sommamente duro e che non ha compassione di loro. Non si erano preoccupati del grande dolore che avrebbero dato al padre quando si sarebbe visto privo di Giuseppe, il suo figlio prediletto. E ora sono in grande angustia proprio perché si preoccupano del dolore che darebbero al padre se gli tolgono Beniamino. Ecco, allora, qual è il grande insegnamento? L'insegnamento è che il perdono di Dio c'è, come si vede dalla storia di Giuseppe, che perdona. Ma questo perdono non è grazie a buon mercato. Il male produce male e questo male va riparato. E questo male va riparato sia tramite quei comportamenti di giustizia verso il prossimo che sono doverosi per riparare il male che facciamo, ma anche accettando quelle sofferenze che Dio ci manda perché noi possiamo riparare il male commesso qui e purificarci. I fratelli di Giuseppe hanno fatto un cammino di espiazione straordinario. Quando alla fine, nell'incontro finale, Giuseppe scoppia in lacrime e si rivela a loro,
io sono Giuseppe, non sono morto, sono qui, sono proprio io. Loro sono passati per tutti questi travagli, poi sono ritornati in Egitto, poi hanno riportato Beniamino. E poi non è finita, che la storia è lunga, adesso il tempo è passato, no? Però vi sintetizzo questi ultimi capitoli, farvi capire come diciamo finisce la storia. Loro ritornano, riescono a convincere Giacobbe di portare Beniamino con loro, si presentano a Giuseppe e Giuseppe li accoglie da lui e banchettano insieme. Giuseppe rimane commosso quando vede Beniamino, tant'è che si ritira in stanza e piange. Questo pianto liberatorio, insomma, dopo tante sofferenze, vederlo, perché poi erano fratelli, ma non della stessa madre, perché Giacobbe aveva più mogli. Beniamino era proprio il fratello della stessa madre, il fratello di sangue. Quindi c'era una predilezione, rivedere dopo tanti anni il figlio. Poi ritornò da loro, insomma, mascherando la commozione, banchettarono, mangiarono, insomma, riempì di viveri, dice: adesso ritornate e conducete qui anche vostro padre, perché possano trovare qui in Egitto tutta la famiglia, diciamo, tutto quello di cui avete bisogno per vivere. Giuseppe fa un'ultima cosa. Prende la coppa preziosa, la sua coppa preziosa, quella che usava, diciamo, anche per... la sua coppa preziosa, la mette, la fa mettere, insomma, dal suo servo nella sacca di Beniamino e poi li fa partire. Poi manda il servo a dire, ecco, adesso dice loro: cosa mi avete fatto per tanta gratitudine, tanta bontà che vi è stata riservata, addirittura facendo mangiare col principe Giuseppe, voi gli rubate la coppa. Non sia mai una cosa del genere, noi, non, ma perché avete pensato una cosa del genere? Ah sì, allora le vostre stesse parole vi dimostreranno la vostra menzogna. Rovesciate quello che avete nelle borse. E questi rovesciano, e proprio Beniamino trova la coppa. Allora, a questo punto è troppo. Diciamo, come dire, o meglio, non è troppo. L'espiazione era completa. Allora, ora vi leggo quella pagina finale, in qualche modo, commovente, proprio da strappalacrime. Allora, vediamo un attimo. Allora, questo servo di Giuseppe frugò dal maggiore al più piccolo dei fratelli e la coppa fu trovata nel sacco di Beniamino. Allora essi si stracciarono le vesti, ricaricarono ciascuno il proprio asino e tornarono in città di nuovo da Giuseppe, perché erano appena partiti, no? Erano appena partiti per ritornare nella terra di Cana. Giuda e i suoi fratelli vennero alla casa di Giuseppe, che si trovava ancora là, si gettarono a terra davanti a lui. Giuseppe disse loro: che azione avete commessa? Non sapete che un uomo come me è capace di indovinare? Giuda disse: che diremo al mio signore? Come parlare? Come giustificarci? Dio ha scoperto la colpa dei tuoi servi. Eccoci schiavi del mio signore, noi e colui che è stato trovato in possesso della coppa. Ma egli rispose: lungi da me il fare questo. L'uomo trovato in possesso della coppa, lui sarà mio schiavo. Gli altri, voi, tornate in pace da vostro padre. Allora Giuda gli si fece innanzi e disse: mio signore, sia permesso al tuo servo di far sentire una parola agli orecchi del mio signore. E racconta tutto il loro peccato. Raccontalo tutto. Giuda racconta tutto, si apre totalmente e dice tutto quello che aveva fatto. Noi abbiamo maltrattato il nostro fratello, l'abbiamo mandato, diciamo, l'abbiamo venduto. Tutto racconta. Poi però, dopo tutto questa confessione che Giuda fa, ecco, questo mancava ancora. Non c'era una piena confessione, non c'era un pieno riconoscimento del proprio peccato.
mancava questo, quella cosa della coppa che sembrava una cattiveria aggiunta. Anche lì Giuseppe si era comportato come strumento della giustizia di Dio per far espiare fino all'ultimo, in modo che la purificazione potesse essere piena. Vedete che la grazia di Dio non è grazia a buon mercato, che il male va veramente riparato tutto per essere ripristinati nella giustizia, in un perdono che veramente ci vivifica, che ci dà di nuovo vita. Allora Giuda dice: mio padre mi aveva detto che Beniamino lo devo riportare indietro, se no lui muore. Ora, se noi ritorniamo da nostro padre senza Beniamino, lui muore, e io mi sono preso la responsabilità, io Giuda, di riportarglielo indietro, adesso facciamo una cosa. Ora lascia che il tuo servo rimanga schiavo e il giovinetto torni indietro, perché come potrei tornare da mio padre senza avere con me il giovinetto? Che io non veda il male che colpirebbe mio padre. Allora Giuseppe non poté più contenersi dinanzi ai circostanti e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Così non restò nessuno presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere ai suoi fratelli. Diede un grido di pianto e tutti gli egiziani lo sentirono, la cosa fu risaputa nella casa del faraone. Giuseppe disse ai fratelli: io sono Giuseppe. Vive ancora mio padre? Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli, perché atterriti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli: avvicinatevi a me. Si avvicinarono e disse loro: io sono Giuseppe, il vostro fratello, che voi avete venduto per l'Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Perché già da 2 anni vi è la carestia nel paese, e ancora per 5 anni non vi sarà né aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese. E lo ripete continuamente: Dio mi ha stabilito signore sull'Egitto. Insomma, anche lui fa una confessione raccontando tutto quello che era successo. E allora, dopo questo, gli abbracci, eccetera, eccetera, e poi l'invito a venire tutti. Dice: adesso è finita tutta questa storia terribile, è finita, siete perdonati, tutti riconciliati, andate a prendere nostro padre lì a Canaan, venite tutti qui. Il faraone dà piena disponibilità di questa cosa e questa storia finisce bene. Allora, io vorrei lasciare un ultimo, diciamo, insegnamento da questa vicenda. Questa cosa qui, allora, la storia ve l'ho detta, però c'è una cosa molto interessante, bella per concludere, di tipo morale, che possiamo trarre da questa vicenda, veramente da film, ma bellissima, della storia di Giuseppe. Quando a un certo punto lui non vuole far partire Beniamino, no? Giacobbe non vuole far partire Beniamino, dice: no, tutti, ma Beniamino non me lo togliete. Anche noi, dice Don Lindo Ruotolo, talvolta noi siamo disposti a dare a Dio qualcosa, ma ci riserviamo il nostro Beniamino. Quando ci diamo a Dio, gli offriamo tutto meno il nostro Beniamino. Abbiamo sempre qualche passione, qualche attaccamento, qualcosa che ci impedisce di vivere completamente per Dio. È però inutile desiderare di gustare Dio, le cose celesti, di ricevere i suoi doni, se la nostra anima non si stacca da quello che le è più caro e che lo lega ancora alla terra, come il filo che lega l'uccello. A volte crediamo di aver dato tutto al Signore e non ci accorgiamo che siamo ancora attaccati a tante cose, che abbiamo tante miserie che ci legano alle comodità, al denaro, alla stima degli altri, a tante nostre cose inutili, stupide, che impediscono in noi il fiorire delle virtù e della vita di Dio e dell'amore di Dio.
non ci liberiamo noi dal nostro carattere, dai nostri modi di vedere, dalle nostre passioni predominanti, che più ci fanno, diciamo, mancare, peccare. Siamo in fondo sempre gli stessi. Oh, se sapessimo valutare quale torrente di grazia porterebbe nell'anima nostra la piena rinuncia di noi stessi, non esiteremmo a vincerci, per amor di Dio. Ecco, quindi in qualche modo questa storia di Giuseppe, presa in tutte queste sfaccettature anche morali, ci riserva degli insegnamenti straordinari. Io ve l'ho raccontata un po' così, cercando di trarre qualcosa, non era perché la storia è molto lunga, molto bella, e tante cose le ho lasciate via, però spero che in qualche modo vi abbia toccato, anche a voi, non so se la conoscevate, ma soprattutto tutte quelle cose che abbiamo fatto emergere, tutti quei significati legati alla provvidenza di Dio, alla giustizia, alla virtù, al vizio, al perdono generoso, alla calunnia, insomma, e alla riconciliazione con Dio e col prossimo che esige la riparazione, ci possano essere veramente come dei binari importanti per la nostra vita. Ritornare con la riflessione a queste verità e farle in qualche modo interagire con la nostra esistenza. Ricordiamoci sempre, in ogni caso, forse il messaggio più bello della storia di Giuseppe, che la provvidenza di Dio è infallibile, che Dio è sempre con noi, e anche quando proprio sembra che sia tutto finito, che non ci sia più speranza, che la nostra vita non ha più un senso, che non riusciamo più a darglielo, che sembra che il Signore non ci accompagna più, forse magari ci vengono anche i rimorsi perché abbiamo sbagliato, abbiamo commesso troppe colpe, quindi il Signore ci ha abbandonato, non è mai così. Il Signore ha ricostruito tutto e ha fatto meglio di prima. Di Giuseppe ha fatto addirittura l'uomo della provvidenza, dei fratelli immorali, oramai uomini abietti, li ha restaurati, li ha fatti uomini nuovi, li ha ricreati con una purificazione molto dolorosa, ma che li ha, diciamo, rinnovati in quelle virtù che non avevano più: l'onestà, la sincerità, l'immolazione, la capacità, come abbiamo visto nel caso di Giuda, di offrirsi lui in riscatto del fratello, pur di non vedere il padre soffrire, addirittura morirgli davanti agli occhi. Loro che non si importavano niente del padre, capite com'è cambiato lo stato interiore. Lasciamo fare a Dio nella nostra vita, lasciamo soprattutto che le sofferenze, come abbiamo letto un po' all'inizio, non siano l'ostacolo o non siano lo scandalo che ci impedisce di avere una vita di preghiera e tutto, quasi che se Dio fosse colpevole, che si dimentica di noi e quindi lo abbandoniamo, ma facciamo che siano addirittura il ponte che ci porta fino a Dio, perché se noi sappiamo usare, come diceva Don Dolindo, l'abbandono fiducioso e rimetterci alla volontà di Dio con la preghiera, con l'abbandono, noi vedremo che queste saranno lo strumento di cui Dio si serve per fare dei capolavori di noi, con noi, e farà emergere delle missioni anche magari bellissime, meravigliose, diciamo, che ci vuole dare. Siano lodati Gesù e Maria.